Affrontare il tema dell'evoluzione delle migrazioni e la rimodulazione dell'accoglienza in Italia. Si è parlato di questo questa mattina nel corso della tavola rotonda organizzata al Museo Diocesano di Catania dal Consorzio Il Nodo e dal Coordinamento Nazionale Comunità Minori in collaborazione con il Servizio Centrale SPRAR, il Comune di Catania e con il patrocinio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia e dell'Associazione Italiana di Sociologia del Territorio. L'aumento considerevole della percentuale di minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio a seguito degli sbarchi degli ultimi anni impone infatti una riflessione sugli aspetti salienti del lavoro di accoglienza in un'ottica multidisciplinare e interconnessa. Abbiamo fatto passi da giganti nella tutela dei minori negli ultimi 3 anni. La nostra legislazione si è posta veramente anche con quest'ultima legge, la legge Zampa, all'avanguardia in Europa. Ora tocca a noi applicarla in maniera coerente e creare le reti. Io sono qui apposta perché dovremo comunque collegare centro e periferia e far sì che delle periferie in tutti i territori, diciamo, dello Stato si applichi appunto questa integrazione con una visione, diciamo, unica per tutta l'Italia. L'accoglienza dei minori può cambiare solamente se si passa da un sistema di gestione dell'emergenza a un sistema che verte a creare una progettualità nell'integrazione. Integrazione che non può essere fatta solamente guardando solo il territorio, ma guardandola in una prospettiva europea. Questo è un po' il senso di questa giornata, che vede la partecipazione, oltre al Consorzio Il Nodo di Catania, una serie di comunità per minori che esprimono l'eccellenza a livello nazionale sull'accoglienza dei minori stranieri, con una presenza anche del coordinamento francese, perché ci rendiamo conto che è necessario costruire un percorso dove il minore che arriva in Sicilia si possa spostare in Europa, creando una rete di accoglienza a livello europeo.